2035, su un'unica grande città europea, volerà lo stesso numero di aeromobili commerciali che circola oggi in tutta l'Europa. Anche in Enav l'innovazione non si ferma mai. Stiamo cercando nuove idee e soluzioni per rendere ancora più sicura e affidabile la mobilità aerea del futuro. Per questo motivo nasce l'iniziativa Enav Thinking Cup 2022. La prima sfida del gruppo Enav nel mondo dell'Unmanned Traffic Management e dell'Advanced Air Mobility. Se hai un'idea o una soluzione innovativa, metti in gioco il tuo talento e diventa protagonista del cambiamento. Avrai la possibilità di partecipare all'evento esclusivo dedicato allo sviluppo di nuove soluzioni presso l'Academy Enav di Forlì a settembre 2022. Disegniamo il cielo del futuro, investendo sulle persone, sull'innovazione tecnologica e sulla digitalizzazione, per rendere ancora più sostenibili le città del domani. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata della Enav Thinking Cup. Io sono Davide Nitrosi, sono il vice direttore di Quotidiano Nazionale, che è la testata nazionale del Resto del Carlino, lo dico per tutti i romagnoli presenti, la Nazione e il Giorno. Grazie dell'invito. Avremo circa un'ora dove i nostri ospiti qui sul palco ci illustreranno sia il significato dell'Enav Thinking Cup, sia il significato di essere qui oggi. E scusatevi, passo davanti e vado qua, buongiorno. Il fatto di essere qua oggi è già questa la prima notizia. La nostra regione è famosa per molti distretti industriali, ne parlavo prima col sindaco, il distretto delle ceramiche, il distretto del wellness qui di Cesena. Qui a Forlì c'è un distretto eccezionale, che è un distretto di competenze. Forse questo è un distretto che gioca molto sul futuro, che ha una grande sfida davanti e che sta partendo molto bene. Ora, questa giornata la iniziamo proprio con il sindaco di Forlì, Gianluca Zattini, che inviterei sul palco per il suo saluto, che è il padrone di casa di questo distretto, che sta unendo sia competenze imprenditoriali, competenze di formazione e anche una scelta che, mi lasci dire, del territorio molto coraggiosa e molto importante, perché forse è una scelta che è venuta e si è formata piano piano, immagino, non credo che sia stata presa a tavolino, ma che comunque è una scelta importante per tutto il nostro territorio e anche per la nostra nazione. Un centro così in Italia forse si fatica a trovarlo. Sindaco, ci dia lei una spiegazione. Grazie. La prima notizia è che è bellissimo essere a Forlì, e quindi per chi ci è venuto a trovare, veramente un benvenuto, un augurio di stare bene nella nostra bella città. Cosa rappresenta Forlì? Per Forlì questa realtà rappresenta una storia. Io credo che da sempre Forlì possa avere la definizione di una città del volo. Prima di tutto perché nel raggio di poche centinaia di metri qui ci abbiamo tutto. Abbiamo l'Istituto Baracca Aeronautico, che è uno dei tre istituti a livello nazionale. Abbiamo un bel aeroporto che sta riprendendo veramente quota. Abbiamo l'Enav, abbiamo un'università con una facoltà di ingegneria aerospaziale di livello internazionale, abbiamo una scuola di volo, abbiamo una storia che veramente rappresenta questo. E quindi essere qui vuol dire creare le condizioni per quello che è il nostro obiettivo, l'obiettivo del Comune, della Fondazione Cassa di Risparmio, di tanti, della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, che attorno a questo concetto vogliamo creare veramente le condizioni di un vero e proprio polo aeronautico che rappresenti un po' un punto di incontro, di coordinamento per quelle che sono le nostre dinamiche future. Noi vogliamo, come in questa giornata, agevolare, assecondare tante idee. Io ero a tavola e ho avuto modo di entrare in determinati argomenti che non conoscevo, tante idee, tanti giovani. Noi vogliamo guardare al futuro, a un futuro che vogliamo che qui a Forlì abbia veramente la propria casa.
Quindi il mio è un augurio di buon lavoro, ce la metteremo tutta, abbiamo tutte le competenze e tutte le condizioni per far sì che a Forlì si incontri la ricerca, l'innovazione, l'impresa, che ci siano veramente le condizioni per fare di Forlì veramente una città del volo. E in questa giornata veramente vorrei augurare soprattutto a questi ragazzi di avere in questo concetto di idea, quello che ci dicevamo era che quello che mancano sono le idee. Io lo dico sempre, i soldi si trovano, quello che manca sono le idee, e avere qui 30 belle idee credo che possa rappresentare un punto di partenza importante e per noi veramente un punto d'onore. Quindi grazie a Enava per aver scelto Forlì, perché credo che questo sia un piccolo e grande tassello che si inserisce in questo nostro concetto, e faremo la nostra parte sicuramente per assecondare e accompagnare questo percorso di crescita per la Romagna, per Forlì, ma credo per la nazione intera. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie al sindaco, grazie dell'impegno che Enava ha già sottoscritto. Questo, il comune è assolutamente a fianco di qualsiasi progetto anche di implementazione e di nuove idee che Enava voglia mettere, ma credo che sia un interesse reciproco, come ci siamo detti. È veramente una bellissima realtà e è una fortuna per una città poterla ospitare e poterla sviluppare. Grazie. Partirei con un filmato dove ci presenta un filmato istituzionale di Enava, così conosciamo bene questa realtà. Grazie. Bene,
Questo è ENAV e adesso la Presidente Francesca Sgro ci illustrerà ancora qualcos'altro di più, ma alla Presidente di ENAV, prego, che si può accomodare. Io sarei curioso di sapere una cosa che sicuramente ci racconterà. Una realtà così grande, 4.000 dipendenti, 2 milioni di voli controllati all'anno, cioè questi sono numeri enormi, più di 40 anni di vita di questa di questo gruppo quotato in borsa. Voi avete tutte le competenze, avete tutto il materiale umano, le expertise per cercare soluzioni ai nuovi problemi. Tuttavia promuovete questa iniziativa, questa Thinking Cup, per cercare di promuovere e di valorizzare idee da fuori, quindi vi contaminate con le nuove idee. Questo è, e mi pare, il segno di questa giornata, di questa capacità di contaminarsi. Quindi la domanda è: ma perché, mi chiedevo, perché ENAV, con tutte queste competenze, con questa sua storia, deve sceglie di sviluppare, di promuovere un concorso di idee tra giovani e di accettare nuove idee che sono sfide? E questo credo che sia la domanda che sta alla base di questo, che Francesca Sgro sicuramente ci spiegherà. Sì, intanto grazie, benvenuti a tutti oggi, vi ringrazio, saluto tutti gli ospiti, le istituzioni presenti per aver colto l'importanza appunto di questa iniziativa, di aver deciso di partecipare così attivamente nella condivisione di questo percorso che porterà senz'altro a nuove collaborazioni in grado di realizzare per ENAV, per l'intera comunità, significativi momenti di sviluppo sociale e professionale. È sempre un piacere aprire le porte di questo nostro centro di formazione per condividere l'impegno, la passione che mettiamo come gruppo nel formare le professionalità di ENAV e non solo. Fa particolarmente piacere, non so a voi, ma io sono particolarmente commossa nel vedere il futuro di ENAV in questi ragazzi, in questi bravissimi ragazzi. Non nascondo sia ancor più soddisfacente farlo in un'occasione così speciale, che rappresenta non solo l'apertura al pubblico della nostra struttura, simbolicamente l'apertura del nostro sistema di ricerca, di sviluppo, anche verso realtà esterne che investono nel proprio futuro attraverso soluzioni, idee volte all'innovazione digitale. In questo scenario dove tecnologia e innovazione si fondono per garantire le migliori performance operative, come gruppo non tralasciamo mai l'obiettivo primario, che è la formazione delle persone, quindi la cura del nostro capitale umano. Ed è questo principio che perseguiamo che si riflette nell'iniziativa di oggi. Un percorso in cui cerchiamo persone in grado di offrire un nuovo punto di vista, di condividere soluzioni che possono agevolare la crescita di un settore, quello della mobilità aerea avanzata, sempre più centrale e strategico nel nostro paese per temi di efficienza e di sostenibilità. Perché ENAV vuole fare un'iniziativa del genere? Perché ha fatto un'iniziativa del genere, mi chiedeva. La risposta è semplice e incarna quel processo di evoluzione e inclusione che il gruppo porta avanti da qualche anno. Il gruppo ha inserito proprio nei propri piani di crescita un nuovo modello sostenibile di sviluppo che passa anche attraverso comportamenti virtuosi, basato su un principio di fare sistema, di coinvolgere, di contaminarsi anche con realtà esterne, con realtà anche più innovative, più competitive, più giovani. L'apertura alle idee di chi ci circonda, la contaminazione di chi può portare anche ulteriori valori, rappresentano per noi un principio assolutamente non trascurabile. In questa direzione, come gruppo, abbiamo ampliato i nostri orizzonti, introdotto una serie di iniziative volte allo sviluppo interno delle nostre risorse. Un modello che fa leva sugli investimenti per il capitale umano sotto il profilo formativo, così come nell'interpretazione dei cambiamenti che la società ci indica per una nuova prospettiva di crescita. Lo scorso anno festeggiavamo i 40 anni di ENAV e ragionavamo su come la nostra società, il nostro gruppo in questi ultimi anni sia totalmente cambiato, perché cambia il contesto sociale, cambia il contesto economico, cambia il contesto tecnologico. Ed è in questo momento importante che noi cerchiamo di attrarre le migliori competenze, le migliori risorse verso la nostra società in maniera tale da contaminarci a vicenda, far conoscere quello che ENAV fa, i valori,
tutto ciò che porta avanti dal punto di vista professionale e lavorativo, allo stesso tempo cercare di attrarre verso di noi i giovani e le migliori competenze. Oggi con gioia ho visitato questo centro e mi rendo conto come un'eccellenza forse italiana e internazionale sia forse poco conosciuta nel nostro stesso paese. Ci impegniamo con l'amministratore a far sì che nel prossimo futuro ci sia ancora più il nostro impegno a far sì che questo contesto lavorativo e questo contesto formativo sia ancora più valorizzato e conosciuto, anche per attrarre e dare la possibilità a tutti questi giovani di poter avere anche un sbocco di carattere professionale che forse a volte nemmeno si conosce. Questa iniziativa di oggi rappresenta appunto questo e siamo orgogliosi di realizzare iniziative che creano questo collante tra la società e che regalano appunto opportunità di realizzazione e miglioramento della vita di ciascuno di noi. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente, quindi sì è vero, è bellissima questa, è credo forse il futuro anche di Enava e il futuro di questa città anche che ospita questa bella struttura. E per farlo questa città ha dovuto crederci. Io chiamerei Maurizio Gardini, presidente della Fondazione, prego, la Cassa di Risparmio di Forlì. La Fondazione, devo dire, ha creduto a questo progetto, ha creduto al progetto di creare un polo di competenze aerospaziali qui a Forlì, ha dato il suo contributo e credo sia il ruolo che devono avere le fondazioni nelle città, cioè investire su un progetto, su una visione di futuro. Siamo agli inizi, Gardini, da d'ora in poi cosa succede? Grazie alla Presidente per questo gentile invito. Sono veramente felice di essere qui, doppiamente felice perché questa bellezza si apre alla città e sono doppiamente felice anche perché ci presenta questo progetto fortemente innovativo che va non solo nel senso della modernità, ma che si intesta alla necessità di coltivare una visione, costruire un progetto e farlo e metterlo a terra. Di questo abbiamo bisogno, di tanta concretezza. Perché la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì è della partita? È della partita perché investire, costruire, sostenere la comunità è il nostro obiettivo. Non solo occuparci di welfare, lo facciamo tanto, sostenendo oltre 100 associazioni e imprese sociali e cooperative sociali del territorio. Non solo di arte, e lo facciamo sostenendo tutta la cultura maggiore e minore con le grandi mostre, da ultima quella che potrete vedere tutti, Civilization, una mostra straordinaria internazionale che per la seconda volta in Europa, la prima volta in Italia. Non solo di sanità, i rapporti fecondi che hanno portato anche alla crescita di un istituto per la ricerca sul cancro che è diventato più che maggiorenne oggi e fra i primi in Italia. Non solo con l'università, investendo, costruendo ricerca, perché il rapporto è fondamentale, con tutte le università, non solamente quelle scientifiche, ma anche quelle umanistiche, che trovano qui nel territorio una loro precisa identità. E quindi abbiamo favorito anche l'arrivo, è quest'anno il terzo anno della facoltà di medicina, non c'era medicina Forlì. Abbiamo scelto la strada dell'integrazione, non di farci una piccola università romagnola, ma di investire assieme all'Alma Mater con un campus che è il più bel campus della Romagna e di cui siamo molto orgogliosi. E quindi potremmo dichiararci soddisfatti, ma non lo siamo. Dobbiamo guardare avanti e contribuire a connotare la Forlì del futuro coltivando una visione. E la visione che insieme al sindaco ero
presidente della fondazione da 2 giorni, in un incontro col sindaco e con l'allora presidente della Camera di Commercio Zambianchi, che saluto, che vedo qui in prima fila, lanciamo il progetto del polo. Il polo aeronautico per mettere a sistema in rete tutto quanto c'è a Forlì. E a Forlì c'è tanta roba. A Forlì c'è tanta roba, veramente in ogni campo, ma forse manca qualcosa. Ed è quel qualcosa che insieme dobbiamo costruire, dobbiamo portare per arricchire e completare il polo aeronautico e dare una forte connotazione alla nostra città e al nostro territorio. E tutto questo vede sicuramente l'ENAV un protagonista assoluto. Siamo fra l'altro molto contenti e molto felici di essere della famiglia. Molto contenti perché ne riscontriamo l'assoluta competenza, la grande capacità di fare al meglio il proprio mestiere, e questo è già di per sé un elemento di grande soddisfazione. Ma guardiamo e non possiamo che sostenere questa ulteriore progettualità che ha il suo momento intrinseco nella concezione del pensiero che dobbiamo investire, come ha detto la Presidente, sulle competenze e sull'innovazione. Dobbiamo investire sui giovani dando opportunità ai giovani, non solo evocando la necessità, ma dando delle concrete opportunità. E quindi io, e mi congedo, faccio i migliori auguri ai partecipanti a queste iniziative in forma privata, in forma di start-up, perché su questo sono sicuro che non solo l'ENAV assumerà un ruolo fondamentale, ma ci darà un contributo indispensabile per arricchire la presenza delle realtà che girano attorno al polo, e costruiremo veramente un servizio di rilevanza nazionale. Grazie Presidente, grazie all'amministratore delegato, un in bocca al lupo ai tanti giovani che vedo qui presenti. La Fondazione c'è, la Fondazione ci sarà, perché al di là del Presidente che c'è, è veramente un ente intergenerazionale che continua e non può che continuare a investire sullo sviluppo della propria comunità. Questa iniziativa, ecco, scusate, quello che colpisce di questa iniziativa è che è un concorso di idee. In un momento storico difficile, sappiamo tutto quello che sta accadendo per l'Italia, però mettere l'idea a concorso e poi unire le competenze aziendali, competenze imprenditoriali, competenze tecniche, le competenze di un territorio che dà il suo supporto, le competenze della formazione, perché c'è anche l'università qui con noi che adesso ci spiegherà. È veramente unico questo. È un'occasione per chi ha partecipato a questo concorso, e quello che mi colpisce è perché è un concorso che parte da cercare una soluzione a un bisogno. Cioè, adesso ne parleremo, ma il concorso si basa su la nuova mobilità aerea, quella dei droni, e quindi un settore amplissimo che si sta espandendo, che ha una grande potenzialità di sviluppo. Di fronte a questo c'è un concorso che ci chiede delle soluzioni per gestirlo, per trovare opportunità di sviluppo, aperto a giovani, a start-up, a professionisti. Quindi questo è veramente un mix, una ricetta che dovrebbe essere esportata in altri diciamo, distretti di competenze, perché è veramente una capacità del paese di generare valore, e il valore poi si riflette anche un domani sul PIL, cioè le idee
hanno, si riflettono sempre. E sull'innovazione, l'innovazione è veramente la chiave di volta di questo paese, che deve gestire tanti problemi e i prossimi mesi dovrà gestire parecchi dovuti alla crisi energetica, tutto quello che c'è. Però investire sul futuro è una grande sfida e questo è veramente un valore che vi va riconosciuto a tutti, per ognuno nel suo campo. Claudio Melchiorri, parlavamo di università, delegato ai rapporti con le imprese, la ricerca dell'università, la ricerca industriale dell'Università di Bologna. E qui a Bologna, citava medicina, ma c'è l'ingegneria aerospaziale, qui a Forlì, mi scusi, c'è ingegneria aerospaziale, c'è ingegneria meccanica, ci sono delle eccellenze legate appunto a realtà imprenditoriali locali. E anche questo è una scelta importante dell'Università di Bologna, ci si riempie molto la bocca, no, di formazione, lavoro, formazione, impresa. L'Università di Bologna è molto attenta a questo, ha un progetto che si chiama il progetto PIL, il professore conosce benissimo, in tutti i corsi di studio c'è il progetto, no, impresa-lavoro, per cui hai uno spazio, tu studente, hai uno spazio nelle imprese, nel tuo curriculum universitario, e questo rende l'Università di Bologna importante e all'avanguardia da questo punto di vista. Qui in particolare, Melchiorri, su Forlì, qual è la sua visione e qual è l'impegno dell'Università di Bologna? Intanto grazie, buongiorno a tutti, ed è un piacere per me portare non solo i saluti da parte dell'Università, ma proprio anche riconoscere l'impegno e la grande soddisfazione che l'Ateneo ha degli sforzi che sta facendo, ha fatto e che convintamente farà anche nel futuro su questo polo. E grazie certamente alla presenza di validi docenti e ricercatori dell'Ateneo, ma grazie al tessuto, diciamo, del territorio e a collaborazioni con aziende. È stato citato prima, abbiamo potuto creare qui a Forlì, direi, uno dei più quotati corsi di studio in aerospace engineering, tra l'altro internazionale appunto, che certamente attrae in regione dei talenti, che è uno dei grandi temi appunto anche adesso a livello regionale, e che è un motivo di vanto certamente per il nostro Ateneo e mi fa piacere di sentire anche per il territorio. E questa cosa è stata possibile anche con, riconosco l'impegno insomma di ENAV e del Comune, che ha permesso appunto di attivare anche delle posizioni di ricercatori e di docenti che contribuiscono appunto a questa cosa. Tra l'altro collaborazioni con ENAV che sono ormai pluriennali, solide e certamente di grande soddisfazione da parte dell'Ateneo. Dall'edificio che da quest'anno ospita appunto questi corsi di studio, a tante collaborazioni sia sul piano della didattica che sul piano della ricerca. E si è citato prima il polo aerospaziale di Forlì, è una cosa in cui l'Ateneo crede fortemente e fortunatamente anche a livello regionale e non soltanto diciamo locale. C'è una grande attenzione su questa tematica e quindi in particolare su questo territorio, che è riconosciuto insomma per le sue capacità, per le sue competenze, e quindi noi siamo perfettamente convinti e consapevoli che ci sarà una grande attenzione su questo specifico argomento in questa area. E certamente come Ateneo siamo molto sensibili, fa parte della nostra, come dire, del nostro DNA, a temi di innovazione, a temi di apertura verso la società anche con diciamo attività rivolte all'imprenditorialità, spin-off, start-up, e su certi argomenti come quello di cui si parlerà in questi giorni, appunto la mobilità aerea, e siamo perfettamente consapevoli che ci sarà una grande attenzione certamente da parte nostra ma da parte un po' di tutti. Quindi noi abbiamo accolto molto volentieri, molto, con molto piacere, quest'idea di questo evento, ENAV Thinking Cup. Ci auguriamo che diventi ovviamente qualcosa di periodico su cui si potrà diciamo, contare nei prossimi anni, ma ci auguriamo anche che questa cosa si ampli, possa essere rafforzata e con altre iniziative nel campo del settore aerospaziale, che anche noi riconosciamo avere un'eccellenza qui a Forlì, ma non solo, diciamo regionale.
Quindi ben venga questa cosa, ringrazio chi ha preceduto, chi mi ha preceduto in questi interventi, che certamente è stato molto attivo ed è grazie a loro che questa cosa appunto ha avuto nascita. Grazie. Dobbiamo dire che questo concorso ha raccolto 20 idee progettuali e poi sono state sviluppate queste idee in team anche con l'ausilio e con la partecipazione di ENAV, quindi è un lavoro veramente di squadra che dà l'idea di come funziona veramente un distretto che coniuga formazione e impresa. E ripeto, questa è veramente una ricetta che va esportata. E il futuro, la sfida del futuro adesso è sulla mobilità in generale, la mobilità aerea e sulle nuove forme di mobilità, per cui i droni che sono al centro anche di questo progetto. E Paolo Simioni, che è l'amministratore delegato di ENAV, che adesso ci darà il suo contributo e il suo saluto, so che ci dirà alcuni dati che colpiranno tutti noi, colpiranno perché sono dati economici, dell'impatto economico e di previsione che hanno questo mercato del futuro, il mercato mondiale dei droni. Io cito due numeri, glieli rubo perché so che li dirà anche lei, ma che mi hanno colpito tantissimo, cioè nel 2026 questo mercato varrà 34 miliardi di dollari nel mondo. Un miliardo in Italia. E comunque un tasso di crescita del 32% all'anno è un tasso di crescita enorme, incredibile, non so quale altro settore può avere questo tasso di crescita, perché comunque va a sopperire un bisogno, che è il bisogno di una mobilità più ecologica, più sostenibile. Ci sono degli aspetti normativi che vanno ancora chiariti, no? E ce ne parlerà anche lei, cioè oggi i droni possono volare solo in campo visivo, cioè fuori campo visivo non possono volare, però è un altro aspetto che probabilmente verrà superato e che darà possibilità a applicazioni diverse di questo prodotto. Simioni, io la invito a salire e a illustrarci proprio l'attività di ENAV in questo settore e non solo in questo settore. Ricordo, Simioni è l'amministratore delegato di questo gruppo. Prego. Grazie a tutti. Se sapevo faceva queste domande mi sarei preparato meglio. No, ma lei se le sa già tutto. Perché poi qua con tutti i ragazzi chissà cosa pensa. No, sa già tutto. Lei. No, detto questo, lei ha parlato di droni. Devo dire che sì, noi siamo qui, però non è che vogliamo parlare solo di droni. Certo. No? Qui vogliamo parlare di futuro. E nel futuro ci sono anche i droni. Ma innanzitutto il futuro per noi deve essere costruito con una visione. Ecco, avere una visione è ciò che contraddistingue le aziende che hanno un futuro da quelle che un futuro non lo possono avere. Soprattutto avere una visione oggi significa costruirla, e costruirla significa aver ben chiari cosa sono i bisogni delle persone, perché soltanto avendo chiara che cosa la gente si aspetta, quali sono i bisogni da soddisfare, noi potremo avere un futuro, avere una visione. E devo dire la verità, questo deve essere una visione che sviluppa certi aspetti della nostra vita salvaguardandone altri. Sappiamo bene che oggi lo sviluppo deve essere sostenibile. La sostenibilità non è solo una sostenibilità ambientale, è una sostenibilità sociale, economica. Quindi la sostenibilità, anche questa, deve avere una visione a tutto tondo. Ecco, noi stiamo disegnando il cielo del futuro e lo facciamo investendo sulle persone, sull'innovazione, sulla digitalizzazione, in modo proprio da favorire questo sviluppo il più sostenibile possibile. Stiamo lavorando quindi per garantire un'integrazione dei velivoli a pilotaggio remoto, che sono l'argomento che è stato buttato sul tavolo di questi ragazzi che sono il nostro futuro e che insieme a loro noi vogliamo dipingere al meglio anche soluzioni per questo sistema. Quindi la capacità di rendere
coerente lo sviluppo dei velivoli, del volo dei velivoli a pilotaggio remoto con quelli del volo tradizionale. E questa è la scommessa per rendere lo sviluppo di questo settore effettivamente in grado di rispettare le previsioni cui prima lei faceva riferimento. Perché se è pur vero che le previsioni sono importanti, è anche altrettanto vero che il sistema, quindi l'industria, il regolatore, l'operatore come siamo noi, devono spingere di più in questa direzione, e questo evento vuole essere in questa direzione. Oggi noi siamo un'azienda top player del nostro settore. In Europa siamo i best performer in termini di capacità di gestione dello spazio e del controllo aereo, in termini di garanzia della puntualità. Devo dire che i risultati anche della Summer 2022 danno una ripresa ormai consolidata, siamo a livelli assolutamente pari a quelli del 2019, che è stato l'anno più importante per l'aviazione internazionale. Questo significa essere per noi, o meglio, essere sempre di più una smart company che guarda al futuro per anticipare il cambiamento ed essere promotori del sistema paese. Noi questo vogliamo essere. E per poter anticipare il cambiamento, oggi abbiamo fortunatamente degli strumenti veramente potenti. Tutti noi abbiamo sentito parlare di Internet delle cose, di Big Data, di intelligenza artificiale, di machine learning. Insomma, connessione tra persone e sistemi che dischiudono oggi alla nostra possibilità una veramente un orizzonte e un'amplificazione della nostra creatività fino a ieri inimmaginabile. Questi strumenti sono veramente importanti. E questo evento di oggi va in questa direzione, va nella direzione dell'open innovation. Open innovation che per ENAV si inquadra in uno dei pilastri principali del nostro piano industriale, che è l'innovazione tecnologica. Questo per noi significa, e qua vengo un po' più nel merito, no? Significa sì contaminarsi, significa puntare sulle idee che non provengono solo dal nostro interno, dalla nostra capacità di conoscere il nostro mestiere e percorrere, diciamo, le soluzioni tecnologiche, ma vogliamo aprirci al mondo esterno, al mondo di questi giovani, le start-up, le università, i laboratori che stanno fuori, perché siamo convinti che solo così riusciremo a cogliere appieno le possibilità che abbiamo davanti. In più l'open innovation non è soltanto l'unico aspetto importante del percorso che noi abbiamo denominato ENAV Digital. Nuovi talenti, innovation lab, quindi laboratori per l'innovazione, lo sviluppo di una data driven company, quindi un'azienda che utilizza il dato non solo come strumento di gestione del business, ma di gestione operativa, ma anche come opportunità di business. Oggi di questo parliamo. Insomma, vogliamo accompagnare il nostro gruppo nel cielo del futuro che abbiamo descritto nel piano con un orizzonte al 2031. Il talento, ripeto, è di questi ragazzi che hanno accettato una sfida che noi abbiamo posto loro, al quale dobbiamo guardare con grande, trasporto, come esempio del nostro agire. Non bisogna mai perdere questa capacità di mettere in gioco, di essere innovativi, perché nel momento in cui l'abbiamo persa vuol dire che non stiamo più facendo bene il nostro mestiere e stiamo un po' lasciandoci andare. Ecco, in questo contesto i droni sono conosciuti oggi più credo oggi per gli aspetti tra virgolette ricreativi, il drone che viene utilizzato il sabato e la domenica per fare le fotografie o durante un evento, un matrimonio o quant'altro, oppure oggi tristemente quando sentiamo, ahimè, da qualche mese il telegiornale ci parlano di droni impiegati negli scenari bellici che speriamo scompaiano al più presto. I droni, al contrario, possono svolgere attività estremamente utili per il nostro sviluppo. Penso al monitoraggio delle infrastrutture, penso al trasporto di medicinali, penso quindi a un utilizzo estremamente importante per lo sviluppo del nostro paese. E a questo scopo noi abbiamo una società
che si chiama D-Flight, che abbiamo costituito insieme a Leonardo e Telespazio, che si occupa di questo settore della creazione di una piattaforma che supporta la crescita di questo settore, una piattaforma che offre servizi a chi utilizza il drone, la sicurezza, la congestione dell'area in cui vuole andare a volare e quant'altro. Devo dire che siamo uno dei pochi paesi in Europa ad averlo, però anche qua dobbiamo spingere insieme al regolatore per essere effettivamente nelle condizioni di agevolare lo sviluppo di questo settore. E quindi oggi dobbiamo anche risolvere uno dei problemi, tra virgolette, degli aspetti che forse un po' rallentano anche lo sviluppo di questo settore, che è il cosiddetto volo al di là dell'orizzonte visivo. Oggi il drone vola soltanto se l'operatore è in grado di vederlo, ma evidentemente monitorare una linea di alta tensione, i tralicci oppure i gasdotti che si trovano, che si estendono per centinaia di chilometri, non possono certamente essere così realizzati. Quindi questo è un nostro impegno. Dobbiamo sviluppare la modalità attraverso cui superare questo attuale impedimento. Insomma, oltre a questo, il drone è anche uno strumento che renderà possibile la cosiddetta advanced air mobility, cioè non sarà poi così lontano un futuro in cui il drone verrà utilizzato anche per spostamenti di persone. Oggi esistono delle realtà imprenditoriali che sono state finanziate, hanno anche raccolto fondi importanti a questo scopo. Mi viene in mente Volocopter, soltanto per citarne uno. Però insomma, questo è il futuro e noi vogliamo esserci. Che dire, vorrei chiudere un po' questo mio saluto. Anch'io mi associo alla veramente importanza di questo centro, dove noi formiamo i controllori del futuro, ma non solo i controllori, anche altri operatori che si occupano di meteorologia o altri aspetti della nostra operatività quotidiana, dove il nostro personale viene anche continuamente aggiornato. Noi siamo un'azienda che fa della formazione continua uno dei pilastri principali, eroghiamo più di 400.000 ore all'anno di formazione ai nostri controllori. Insieme all'Università di Bologna, come ho detto, come mi ha anticipato il professore, abbiamo dei progetti importanti che stiamo portando avanti per rendere sempre più di eccellenza questo centro. In più voglio ricordare come in questo centro oggi, al di là di presenza ad esempio di controllori che arrivano dalla Colombia per essere formati e aggiornati, piuttosto che da altri stati, il Qatar ad esempio, insieme ad altri nostri operatori, sono presenti 5 controllori di volo ucraini che presto saranno indirizzati alla cuffia e che noi abbiamo assunto perché riteniamo che anche la contaminazione, al di là del fatto stesso che è opportuno aiutare anche quando si può, siamo convinti che in questo aiuto noi abbiamo anche un vantaggio dalla loro presenza e dalla loro esperienza. Siamo una grande azienda a sostegno del Paese e di questo ne andiamo fieri. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. E prima di invitarvi ovviamente a visitare il Training Center, dico una cosa: l'amministratore delegato ha parlato di creatività, che mi ha colpito, perché siamo in un ambiente tecnico, ma la creatività è importante per risolvere problemi che sono sempre nuovi, e sostenibilità. Ora, ENAV, lo dico non per fare uno spot, ma perché è vero, io vi seguo attraverso, grazie al vostro ufficio stampa che mi tiene sempre informato. Però una cosa che mi ha colpito, credo l'anno scorso, 2 anni fa, fu che voi riusciste a ottimizzare le traiettorie aeree di attraversamento dell'Italia e quindi generando un risparmio di spreco di carburante e di inquinamento conseguente. Tutto questo è la creatività associata alla tecnologia, credo. E queste sono veramente le sfide, non è semplicemente il controllo tecnico, eccetera, e questo è
è l'innovazione che si genera e si genera anche in un ambiente come questo, contaminando con le idee. Quindi questo credo sia non sia da sottovalutare, perché questo è un plus, nel senso che non è semplicemente il fare il lavoro immane di controllare 2 milioni di voli all'anno, ma è anche quello di migliorare, di costruire un ambiente, un ecosistema nei nostri cieli che sia appunto sostenibile. E credo che in effetti, come diceva anche la Presidente prima, come ha ribadito lei, la contaminazione con le idee, con i giovani, con la capacità di aprirsi a ricercatori nuovi, di non chiudere la ricerca all'interno di se stesso, ma di riuscire ad avere idee soprattutto, proposte, una risoluzione del problema visto da fuori, sia veramente un plus che un'azienda ha e che trasmette a un territorio. Quindi questo punto di vista Forlì è fortunata a ospitare queste capacità. Ora, come dicevo, notizia semplicemente tecnica, noi adesso abbiamo la possibilità di visitare tutto il training center e i laboratori anche dell'università che sono sempre qui. E alle 5, lo dico, perché ci sarà un aperitivo di chiusura, quindi informazione tecnica. Io vi ringrazio, ringrazio i nostri ospiti per come ci hanno illustrato quello che fanno e quello che vorranno fare e i loro impegni. E vi auguro buona giornata e buona visita soprattutto a questo centro. Grazie.